La Fondazione Mazzali ha una nuova fisioterapia, più moderna, accogliente e tecnologica. Il reparto, riqualificato nelle macchine e negli arredi, è stato presentato alla città sabato 14 gennaio, alla presenza delle autorità politiche e sanitarie e delle fondazioni che hanno contribuito ai lavori. Una ristrutturazione durata 6 mesi è volta a rispondere in modo più adeguato, in termini di servizi, agli ospiti interni della RSA, ma anche ai tantissimi fruitori esterni. Attualmente abbiamo 7.000 interventi all'anno, suddivisi tra riabilitazioni interne ed esterne. Pensiamo di mantenere questo range di attività, potenzialmente aumentando anche il numero di utenti da poter assistere. 615.000 euro la spesa complessiva, sostenuta in gran parte dalla Fondazione Mazzali, cui hanno partecipato anche Fondazione Comunità di Mantova per 25.000 euro e Fondazione Cari Verona con un impegno di 250.000 euro. È la testimonianza che qui c'è uno staff di grande professionalità ed è la dimostrazione che dove c'è la qualità e la professionalità, le strutture mantovane, le fondazioni in questo caso, quindi la Fondazione Comunità di Mantova e la Fondazione Cari Verona, sono le prime a diventare protagoniste di un progetto che, i cui benefici ricadranno su tutta la collettività. La scelta fatta dalla Regione di puntare sulle fondazioni, sullo stimolo della responsabilità, sulla vicinanza dei territori, dei comuni, delle fondazioni bancarie è stata una scelta vincente e il Mazzali è riuscito ad interpretare e riesce ad interpretare al meglio questa visione. Si vede che avevamo indovinato. Progettato dall'architetto Gloria Negri, l'intervento ha riguardato la struttura e gli impianti tecnologici, migliorando al tempo stesso anche il lavoro dei riabilitatori, un'equipe formata da un medico fisiatra, da un assistente e da 22 fisioterapisti. Lavorare in un ambiente di questa qualità aiuta sicuramente a lavorare meglio. In questi primi giorni di apertura abbiamo visto che anche i pazienti insomma, sono contenti dell'arredamento, di come sono disposti gli strumenti e della nuova tecnologia della quale siamo dotati. Quindi credo che questo sia uno stimolo a crescere ancora di più nei prossimi anni, visto che già tanti ci apprezzano in città e non solo. Forte di una storia di oltre 140 anni, la Fondazione Mazzali continuerà così ad aprirsi alla città e a tutte le sue esigenze di natura neurologica ed ortopedica.